Ciao a tutti gli amici di extremehardware.com e ben ritrovati a un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la Corsair Vengeance K65. Passiamo subito alla confezione. Nella parte anteriore troviamo il logo dell'azienda, un'immagine illustrativa della tastiera, il logo della serie Vengeance di Corsair e il modello della tastiera stessa. Nel retro della confezione troviamo un'altra immagine illustrativa e alcune caratteristiche principali della tastiera stessa, oltre che un logo che ci ricorda che la garanzia per questo prodotto è di ben 2 anni. Ai lati della confezione troviamo le specifiche tecniche della tastiera in alcune lingue e nella parte sinistra troviamo anche il layout della tastiera, che in questo caso è un layout UK. Passiamo dunque all'unboxing del prodotto. Una volta tagliati i sigilli, ci basterà aprire la confezione e trovarci di fronte alla tastiera con il suo bundle. Eccoci qui, un attimo. Ecco qui. Estraiamo la tastiera dalla confezione. Yeah, ma Rondro Carmine, chi c'è passato in coppa sta tastiera? Angry German Kid. Questo tasto. Un ottimo K e questo un ottimo K a posto, eccola. Ed eccoci qui di fronte al bundle composto dalla tastiera stessa, da un cavo USB rivestito in treccia di tessuto e di 2 opuscoli che sono una Quick Start Guide e un libretto per la garanzia del prodotto. Passiamo dunque alla tastiera, la quale si presenta in un design molto sobrio ed elegante. La superficie è realizzata in un alluminio spazzolato, come possiamo vedere. Inoltre possiamo notare la presenza dei cerri MX di tipo Red al di sotto dei tasti. Sono presenti nella parte superiore della tastiera il logo Corsair sempre in alluminio, il bottone per il mute, il bottone per abbassare, scusate, per alzare il volume ed un ulteriore bottone per disabilitare le funzionalità di Windows quando siamo in gioco, oltre che presenti un LED per il maiuscolo e un LED per il caps lock. Come abbiamo detto, il design è molto elegante, quindi si presta benissimo a qualunque scrivania. La superficie inferiore è completamente di plastica. È presente una scanalatura per il cavo USB che è di tipo retrattile o comunque non è integrato nel corpo della tastiera e sono presenti 2 rialzi per favorire magari la scrittura quando non siamo nelle sessioni di gioco. È presente inoltre un selettore per gli hertz, per il pulling rate, diciamo, della tastiera che varia da un minimo di 40 ad un massimo di 1000 Hz. Quindi la voce BIOS può anche trarre un attimo in inganno. Come possiamo dire, ulteriori informazioni dettagliate e immagini le potremo trovare prossimamente nella recensione scritta su www.extremehardware.com. Un saluto da tutto lo staff.